Buongiorno ragazzi, benvenuti sul canale. Oggi facciamo veramente un contenuto a cui io, cioè, tenevo particolarmente: le bevande rinfrescanti, come avrete visto dal titolo. Sono tutte bevande che spaccano, sia dal punto di vista del gusto che dal punto di vista invece visivo. In poche parole, veramente le potete servire quando avete sete, ma anche quando volete fare bella figura con i vostri amici. Insomma, poi tra il resto queste sono tutte analcoliche, però se proprio sentite la necessità, una spruzzatina di vodka ci potrebbe stare. Io ne vado molto orgoglioso perché, appunto, oltre ad essere buone, sono anche molto belle e spero veramente che vi piacciono. Devo dire che ho proprio beccato la giornata perfetta per registrare questo contenuto, perché se sta gelà, a breve anche pioverà probabilmente, figata. Tra parentesi, like di supporto se questo video già vi ispira, grazie. Partiamo con la prima, una bevanda al lampone, raga, buonissima. Questa spacca, fruttata, piacevolmente dolce, non troppo perché comunque deve dissetarci. Wow, sta facendo le corse. Ma questa qua è buona per i bambini e chi ha proprio il palato un po' viziato, nel senso che vuole quel dolcino, sente proprio la necessità del dolcino. Questa spacca, comunque è molto semplice, partiamo con l'idea. Parto subito dicendo questo: al posto dei lamponi freschi, volendo potreste usare quelli surgelati, e lo zucchero bianco potreste sostituirlo con quello, scusatemi, quello di canna con quello bianco. Quindi in una pentola mettiamo appunto lamponi e zucchero, facciamoli ammorbidire tantissimo, cioè devono spappolarsi, e poi setacciamo il tutto per creare questa crema meravigliosa che verrà messa in una brocca oppure in un grande barattolo come ho fatto io. Mezzo limone spremuto, ci aggiungiamo adesso l'acqua fredda. Mescoliamo ovviamente, poi serviamo subito. Con questa dose ne usciranno almeno 4 di porzioni. Pettina di limone, qualche lampone ed è pronto. E passiamo subito alla seconda, perché noi siamo persone smart, no? Passiamo da una bibita all'altra, così. Questa è una bevanda e... aspettate che l'assaggio, che non mi ricordo il gusto. Beh, qui abbiamo il pompelmino, vabbè, penso che non serviva che io l'assaggiassi per arrivare a questo. Però abbiamo una nota anche balsamica data dal rosmarino, anche esotica perché abbiamo l'ananas, quindi la dolcezza che va a prendere, no? Quella acidità, quella freschezza del pompelmo, e poi abbiamo questa nota balsamica che la rende molto speciale col rosmarino. Proseguiamo. Meraviglia questo, profumi agrumati e tropicali, quindi scorza di 2 pompelmi. Mettiamola in una pentola assieme all'ananas, a una bella fetta di ananas tagliata a pezzi. Zucchero di canna anche qua, volendo zucchero bianco va benissimo. Qualche rametto di rosmarino, acqua e il succo dei 2 pompelmi ai quali insomma ho grattugiato prima la scorza. Adesso facciamo cuocere fino a quando l'ananas risulta molto morbida. Vedete, la riesco a schiacciare con il cucchiaio. Quindi setacciamo il tutto e pressiamo ancora per far uscire il succo che andrà fatto raffreddare completamente. Serviamo il cocktail, quindi tanto ghiaccio nei bicchieri, metà di questo estratto che abbiamo fatto in precedenza e metà di succo di pompelmo fresco, di spremuta filtrata possibilmente. Fettina di pompelmo e rametto di rosmarino, che bellezza! Arriviamo alla terza, super dissetante questa qua, una limonata è palese che sia dissetante, però non è una limonata classica, no? Se amate lo zenzero come me, questo è spaziale. Quindi zenzero con il limone, un classicone, fatto rima, top. Cioè, mi sento pro adesso. Ciao amore, c'è qua Maya, è venuta a salutarvi. Cos'hai? Hai freddo, vero? Sì, bevande rinfrescanti, no? Proprio quello che ci voleva, giusto? Saluta tutti. Come avevi fatto per il video delle bevande calde, adesso le bevande rinfrescanti, vieni a salutare ancora che sei diventata grande adesso. Mua. Il top per l'estate, quando volete proprio placare, no, quella sete che avete, tipo quella che ho adesso io. Scusa, una bella tisana bollente per me? Grazie. Prendiamo lo zenzero, allora lo dobbiamo grattugiare, io non lo sbuccio neanche per fare questo passaggio, lo dobbiamo proprio grattugiare, dobbiamo ottenere circa un cucchiaio colmo di questa grattugiata di zenzero. Spremiamo molto bene, vedete che è uscito l'estratto, perfetto, quindi non serve nessun estrattore, questa è una figata. Adesso limoni, 2 limoni spremuti più la scorza di un limone, che poi anche questo verrà spremuto. Versiamo il succo in una brocca, io ho usato una teiera perché avevo finito le brocche.
aggiungiamo foglie di menta, sciroppo d'agave oppure un altro sciroppo, magari non lo zucchero perché tenderebbe a non sciogliersi facilmente, potreste usare il miele volendo, tanto ghiaccio, acqua, mescolatina, versiamo nei bicchieri colmi di ghiaccio, fetina di limone, fogliolina di menta e via, se drink, se beve. Arriviamo adesso a un altro gusto per i palati viziati, ma in realtà per tutti. Vi ricordate l'anno scorso che ho fatto il tè alla pesca, no? Volevo riproporlo, però in una veste un pochino più raffinata, perché qua dentro abbiamo un'erba aromatica che con la pesca c'è sta da Dio. Molti non lo sanno, ma il basilico con la pesca a morte sua. Veramente, sentiamo? Sì, tè alla pesca però speciale. Via. Per fare questo tè vi consiglio di usare delle pesche o delle nettarine, come in questo caso, molto mature, succose. E a proposito, vedete che ho proprio spaccato la pesca direttamente nella pentola, perché almeno così, capito, cioè resta dentro tutto il succo. Zucchero, acqua, facciamo bollire per circa 3 minuti. Adesso tè nero, 3 bustine, le mettiamo in ammollo con dell'acqua fredda, aggiungiamo in quest'acqua almeno 20 foglie di basilico. Quando il nostro sciroppo di pesca è pronto, lo versiamo nella ciotola con il tè. L'infusione dovrà durare circa 15 minuti, poi togliamo il tè, mettiamo a riposare in frigo almeno 4 ore per farlo raffreddare completamente. Togliamo poi il basilico ovviamente e filtriamo il tutto. Poi questo è pronto per essere conservato oppure consumato subito. Ovviamente pressate molto bene la pesca perché deve uscire tutto il suo succo. Ghiaccio nei bicchieri, fetina di pesca e ovviamente il tè freddo e la fogliolina di basilico per richiamare l'altro ingrediente che c'è dentro. Adesso siamo arrivati all'ultima bevanda. Questa qua è una bevanda sofisticata. Andiamo a assaggiare. Buonissima. È un po' più adulta, un po' più matura, non so come definirla, proprio la classica bevanda da fare quando volete qualcosa di originale, quando volete qualcosa che magari non avete mai assaggiato. La combinazione del melone bianco assieme alla menta, assieme al lime, ok, cioè magari gli abbinamenti lime e menta sono molto comuni, però trovarsi anche il melone di mezzo fa qualcosa, cioè la rende speciale. Quindi melone bianco oppure volendo potreste usare il melone verde se lo trovate. Io direi queste due varietà. Lo sbucciamo ovviamente, deve essere bello maturo. Lo mettiamo nel bicchiere di un frullatore ad immersione o in un mixer. Scorza di lime, succo di 2 lime. Metto lo sciroppo d'agave, però anche qua potete mettere il miele oppure lo sciroppo d'acero. Menta, frulliamo il tutto per ottenere uno smoothie molto molto omogeneo. Adesso ghiaccio tritato fatto in casa. Come si fa? In un panno mettiamo il ghiaccio e con il mattarello lo pestiamo molto bene, questo è il risultato. Facciamo la crusta di zucchero, quindi fettina di lime che facciamo passare sul bordo del bicchiere, poi immergiamo il bicchiere nello zucchero, questo è il risultato. Ghiaccio tritato, qualche fettina di cetriolo perché ci sta benissimo con gli altri ingredienti, versiamo lo smoothie, fogliolina di menta, il pappino. Ragazzi, il video è finito. Io spero tantissimissimo proprio che queste bevande vi ispirino, che le proviate a fare. Se le provate a fare, ovviamente taggatemi su Instagram o su Facebook, e che a me fa sempre piacere. E su Instagram poi sappiate che trovate anche altre idee che magari qua su YouTube non pubblico. Aspettate, vi lascio qua altri 2 video per, cioè, se non li avete mai ancora visti. Cliccate qua oppure qua sotto il video per iscrivervi al canale. Invece qua sotto vi lascio il collegamento per andare sul blog e vedere le ricette scritte di tutte e 5 le bevande. Dalle montagne è tutto, vi mando un grande abbraccio e ci vediamo al prossimo video come sempre. Veramente lo faccio solo perché voglio salutarvi in un modo un pochino più gastronomico, ma in questo momento quello che voglio è una bella tazzona di cioccolata calda con la panna. Però queste qua giuro che quando farà più caldo le farò ancora più volentieri. Ciao, alla prossima. Ho finito. Oddio che freddo.